Periscopio, il consueto appuntamento di Rete Veneta sugli eventi più importanti del territorio. Siamo all'Expo Bassano, abbiamo 100 cantine in esposizione, oltre 400 vini, andiamo a vedere. Mi trovo con il signor Danilo Venturuzzo e noi presentiamo Casan Vito, la sua azienda che è di Valdobbiadene. E ci vuole spiegare le particolarità del vostro prodotto? Sì, beh, noi siamo sulla terra che il Signore ci ha regalato, questa perla, la terra del Prosecco, e quindi noi abbiamo un ottimo DOCG, Valdobbiadene, un millesimato molto particolare, superiore, e anche del millesimato DOC, sia extra dry che brut. Noi siamo una piccola azienda a conduzione familiare, insieme a mio figlio Thomas. E dopo oltre 20 anni che lavoravo per altre cantine, ho coronato il sogno nel 2009 di iniziare attività in proprio, e devo dire che siamo soddisfatti perché siamo una piccola realtà che però abbiamo la possibilità di curare molto bene il nostro prodotto, i nostri clienti, e abbiamo le soddisfazioni. Trovo allo stand del caseificio di Roncade con Pietro Bettioli, il titolare. Sentiamo la storia di questa azienda a conduzione familiare. Allora, il caseificio di Roncade nasce nel 1924 e dal 1934 è in gestione a mio nonno Giuseppe. È sempre stata un'azienda condotta in famiglia e siamo un caseificio che ha come obiettivo la qualità. Qualità nei servizi e qualità nei prodotti. Allora, quali sono i vostri prodotti speciali, se così si possono definire? Allora, tutti sarebbero prodotti speciali, ma nasciamo in realtà come produttori di mozzarella. Quali sono i vostri prodotti? Allora, i nostri prodotti sono per la ristorazione, ma facciamo anche prodotti per la grande distribuzione come il cotto di tè e la panna cotta, e facciamo anche dei prodotti per le ceste natalizie. Quindi, se io volessi fare un regalo ad una cena di Natale, che cosa mi consiglieresti? Di chiamarci e di vedere quali sono le nostre produzioni. Con Giovanna Bianchi Michiel allo stand Villa Angarano. Lei ci illustrerà un po' la sua azienda. Ecco, allora, noi siamo qui in questa manifestazione, che è la prima manifestazione di Bassano Wine Festival, e Villa Angarano come azienda vinicola storica non poteva non esserci. Noi appunto siamo un'azienda vinicola storica, perché le nostre cantine risalgono al 500, per cui secolo dopo secolo noi continuiamo a produrre i nostri vini. Quali sono i vini principali che producete? Sì, allora, diciamo, partiamo dall'autoctono Vespaiolo e con lo stesso uvaggio produciamo il Torcolato, che proprio è la punta di diamante della nostra zona. Noi comunque rientriamo nella DOC Breganze, e per cui il Torcolato è proprio la chicca. Io inviterei tutti a venirci a trovare sabato prossimo 16, perché noi, diciamo che il cuore della nostra azienda è una villa del Palladio, una villa di mora storica. Apriamo le vecchie scuderie per proporre i nostri vini, proporli come regalo natalizio. In più ci affiancano altri 9 artigiani che vengono con i loro prodotti, così, insomma. E quando si tiene allora questo evento? Allora, sabato 16 dicembre a Villa Angarano, Bassano, dalle 9 e mezza alle 5 di pomeriggio. Allo stand Metto Santin, vuoi dirci perché questo nome? Sì, Metto Santin deriva dal nome di mio nonno, che si chiamava come me Giacomo Bergamin,
da qua Giacometto, si può capire che il soprannome è diventato Metto poi nel tempo, e Santin era il soprannome del nostro cognome Bergamin, che per una tradizione veneta abbastanza vecchia, insomma, si utilizzava questo, c'era questa usanza, diciamo, di dare un soprannome alla famiglia. Ho deciso di incentrare il mio percorso e fondare la mia azienda, appunto basandomi su quella che è la qualità dell'uva. Quindi noi, il nostro lavoro si incentra nel vigneto, abbiamo molta cura di ciò che facciamo, particolarmente in quel settore, e questo ci permette poi di raggiungere un prodotto di qualità, in questo caso un Prosecco Valdobbiadene di OCG superiore, sicuramente di un'ottima qualità. Io avevo piacere di presentare in particolare il mio Brut 4.0, che è un extra brut, e quindi, diciamo, un progetto nuovo che abbiamo deciso di sposare, che chiaramente, essendo un vino con un basso residuo di zuccheri, ok, esprime appieno quello che è ciò che l'uva ci può veramente dare dal punto di vista della qualità, perché appunto osare a fare un residuo zuccherino così basso significa che si è sicuri di quello che si ha in vigneto, e quindi segreti ce ne sono pochi e si punta a fare, esatto. Mi trovo con Daniele Cavazzin, Bassano Wine Festival, e a lui i numeri dell'evento. Sentiamo un po' come sta andando. Bene, sta andando bene, questo è il secondo giorno solamente, però siamo già contenti del risultato che stiamo ottenendo, anche perché, e soprattutto perché le cantine stanno avendo dei buoni riscontri, dei buoni risultati. Quanti espositori abbiamo? Circa 150 espositori da tutta Italia, abbiamo parecchie aziende anche dalla Sicilia, fino alla Valle d'Aosta, abbiamo un po' tutte le regioni. Delle regioni d'Italia. Quindi una bella risposta già dalla prima edizione. Sì, 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 ultimamente abbiamo più di 450-500 vini in assaggio. Sì, siamo molto ben contenti, molto contenti di quello che è stata la risposta, sia da parte dei viticoltori che stanno avendo loro, e sia da parte del pubblico che sta partecipando all'evento. Un bel afflusso di gente, sì, perché sì, questo sì, l'abbiamo percepito anche noi. Sì. E qual è, diciamo, l'obiettivo dell'evento? Ma l'obiettivo dell'evento è quello di arrivare a far sì che i viticoltori siano contenti e che il visitatore che è venuto a trovarci possa dire sì, l'anno prossimo ci sarò ancora. Mi trovo allo stand dell'azienda agricola Belvedere. Mi trovo con la titolare che ci presenta la sua attività. Buonasera, innanzitutto grazie di essere venuti a trovarci qui. L'azienda è un'azienda a conduzione familiare, ho cominciato a ristrutturare i vigneti nel 2000, l'ho ereditata da mia madre, è sempre stata una famiglia di mia madre, ha raggiunto un buon equilibrio del vigneto stesso, ho deciso di lanciarmi in questa piccola produzione di prosecco, per ora extra dry e brut. Tutto il lavoro viene fatto, o gran parte del lavoro viene fatto in vigneto, perché cerchiamo di dare il massimo in vigneto per salvaguardare la salute delle nostre viti. E per quindi dare rispetto prodotto, della terra? Rispetto totale della terra. Non siamo biologici, siamo convenzionali, ma se possibile scegliamo un prodotto biologico rispetto ad uno convenzionale. Non usiamo diserbanti e cerchiamo di andare sempre più in questa direzione, ma non è facile visto anche il cambiamento climatico. Quindi abbiamo questi due prodotti, extra dry e brut. Quindi voi avete prosecco. La vostra produzione è di prosecco. Il vigneto, sì, ho altre uve a bacca rossa, a bacca bianca. Il vigneto copre 20 ettari, di cui 8 sono a glera atta a dare prosecco DOC. Siamo in zona DOC, a Pasiano di Pordenone. E da 3 anni sono anche stata affiancata da mio figlio, che ha sviluppato questa grande passione per l'agricoltura e per il vigneto soprattutto. Ha fatto il corso di potatori di Simonite Sirch e adesso passa l'inverno a potare viti e ne è molto contento. Io quindi c'è anche una bella passione, insomma, sì, dietro al vostro lavoro, sì, e alla base della vostra azienda. Assolutamente. Mi trovo allo stand Caffè Vladi con Vladislava Popova, che ci presenta la sua nuova attività. E buonasera a tutti, io ho appena aperto, abbiamo inaugurato 2 settimane fa il bar che ha le delizie ucraine e russe. Noi facciamo un po' di tutto, facciamo le colazioni, partiamo dall'italiano, quindi la solita caffè e brioche, e facciamo anche delle crepe speciali farcite, oppure le farciamo noi per le colazioni, facciamo le crepe anche salate, pranzi veloci, e quello che ci distingue, facciamo degli happy hour alla sera, all'aperitivo, a buffet,
e avete il buffet italiano e russo dove potete assaggiare tutte le nostre delizie. Noi siamo a Rosà, precisamente all'interno della piazzetta dei centro servizi a fianco alle poste centrali. E siamo aperti tutti i giorni dalla mattina alla sera. Queste sono le nostre vodka che potete bere o così come sciottino, oppure potete degustare uno dei nostri cocktail a base di queste vodka qua. Inoltre abbiamo la parte dei souvenir che comprendono le vodka come l'aereo, il casacco. Qua abbiamo le 5 vodka diverse e qui abbiamo delle vodka che sono fatte a forma di granata. Abbiamo. Quindi per Natale, se si vuole fare un pensiero russo, tipicamente russo, si può venire da voi e trovare anche, oltre che a oggettistiche, anche dei souvenir a base di vodka. Sì, assolutamente. Inoltre abbiamo anche del brandy armeno che è molto buono, molto particolare. Abbiamo un cavallo e adesso abbiamo la spada. Se volete assaggiare tutto questo e molto di più, Caffè Vladi a Rosà. Esattamente. Grazie e vi aspettiamo. Per oggi abbiamo concluso con il nostro evento ricco di sorprese e di belle emozioni. Da Periscopio è tutto, mi raccomando, pronti per il prossimo appuntamento.